18 gol e 6 assist. 18 gol e 6 assist. Quindi non è che Osimhen, gol, diciamo. Osimhen, Osimhen, beh, un gol in più di Simeone. Osimhen, ma Osimhen no, senza rigori, senza rigori. Osimhen non si è inventato quest'anno, eh. Osimhen non è forte da quest'anno e Osimhen non è solo quello che ti fa gol e assist. Osimhen, come abbiamo detto, ripetiamo un milione di volte, ti porta via l'uomo, ti consente di fare un certo tipo di partita. E faccio l'esempio della partita col Milan, no? Magari la perdevi lo stesso, ma il Milan non faceva quella partita là con Osimhen in campo. Mai. Perché tu non ti puoi permettere di fare quel tipo di partita là, con i piedi sulla metà campo, con una riaggressione così facile, perché Osimhen ti uccide. No, quello stiamo parlando di un attaccante che difetta il primo controllo, perché nel primo controllo Osimhen è imbarazzante. Stiamo parlando di un attaccante che non sa giocare, non sa giocare di sponda, un attaccante che attacca. Non è vero, ma non è vero. Ah, ok, Osimhen sa giocare di sponda. Ma non è vero, ma non è vero. Ma ragazzi, ma di che cazzo parlate? Stiamo parlando di un attaccante che oggettivamente attacca benissimo la profondità, quindi in questa Serie A è perfetto. Di un attaccante che quando vuole... La profondità in Serie A che stanno tutti arroccati dietro, ma quando mai? Attacca sempre la profondità. Ma lavoro di sponda, come fai a dire non fa lavoro di sponda che rientra sempre, sempre fa giocare tutta la squadra? Come fai a dire? Ma come fate a dire che fa giocare la squadra Osimhen? Stiamo parlando di un giocatore... Stiamo parlando di un giocatore che si mangia due gol a partita, che non sa finalizzare. Allora ragazzi, voi siete innamorati dei numeri. Voi siete innamorati dei numeri. La consecutio logica, la consecutio logica ci dice che Osimhen è l'attaccante che tira di più in porta in Serie A. No, non è vero. Assolutamente sì. Come non è vero? È l'attaccante che sbaglia più gol. È l'attaccante che tira di più in Serie A. È normale che abbia più gol, è quello che tira di più. Ma perché ci arriva in quelle situazioni? Pure Lukaku. Ma ci arriva perché il Napoli in questo momento è folle. Osimhen quest'anno, l'hai visto con Osimhen? Ti sembra che ha fatto tutti i tapinti, sembra che ha segnato tutti. Ma voi ancora con sto gol con la Roma, ancora con sto gol con la Roma, quanto ancora ce lo dovreste portare avanti questo gol con la Roma? Ma lasciare difese, ma che cosa sta dicendo? Ma le vedete le partite di Osimhen? Donaldo, l'ho tolto.